Storicamente, Segusino, come un po' tutto il territorio prealpino, vanta la presenza nelle sue montagne di diverse malghe. Tra le tante, di cui qualcuna ormai abbandonata, ce ne sono tre che in qualche modo caratterizzano un legame, a volte nostalgico, a volte affascinante, col passato. Stiamo parlando di Malga Golo, Malga Molvine e Malga Molvine Binot. Queste tre malghe, gestite rispettivamente da Ruggero, da Ferruccio e la terza da Gildo e Serena, sono state oggetto, o per meglio dire soggetto, dell'ultimo documentario del famoso regista Michele Trentini. Michele Trentini, quarantenne regista di Rovereto, già autore di altri documentari come Alta Scuola, Cheyenne 30 anni e tanti altri, durante l'estate 2016 ha trascorso diversi giorni tra le malghe di Segusino, immortalando da spettatore la vita quotidiana di ogni giorno, ma soprattutto facendosi raccontare dai malgari la loro vita, i loro pensieri e le loro riflessioni, rigorosamente in lingua originale, il dialetto veneto stretto di Segusino. Tutto quel che posso è bello. Il documentario è stato proiettato nella sua prima proiezione ufficiale a Stramare di Segusino lo scorso venerdì 7 luglio, durante la serata d'apertura della rassegna I Venerdì nel Borgo. L'evento organizzato dal gruppo Mare Stramare, che accoglierà per tutti i venerdì di luglio nella piazzetta dell'antico ed intimo borgo seicentesco di Segusino, ogni volta un argomento diverso, originale e curioso. Allora, siamo alla nona edizione dei venerdì di luglio nel borgo e abbiamo iniziato alla grande, anche se il tempo sembrava che potesse compromettere questa prima serata. Una serata di qualità perché si tratta di una sintesi di tutti quei concetti che sono un po' di moda: la valorizzazione della montagna, delle tradizioni, i prodotti di nicchia, il turismo alternativo. In questa occasione, assieme a due professionisti del calibro di Michele Trentini e Danilo Gasparini, siamo riusciti a fare una sintesi che si è tradotta in un video di alta qualità e che rappresenta il passato, però con un occhio proiettato al futuro. Ritratti in malga, questo è il titolo del documentario di Trentini, fa da cappello ad un argomento affrontato a Segusino l'anno prima, esordito con la pubblicazione del libro Vivere sull'Ert di Mariano Lio, ma anche attraverso altri vari eventi, come serate dedicate o come presepio artistico di Segusino, che hanno visto la montagna essere la vera protagonista ed anche argomento di studio. Allora, io era la prima volta che vedevo, che conoscevo queste malghe, e la cosa che mi ha stupito è che mi hanno mostrato tre situazioni che all'inizio mi sembravano piuttosto simili, ma poi osservando meglio mi sono accorto che c'erano delle grandi differenze. La piccola malga di Ferruccio, che però non è unica, cioè rappresenta delle piccole malghe che esistevano, qualcosa c'è ancora, che però vanno un po' a sparire, proprio perché, come racconta lui, mancano soprattutto le donne nel caso in cui ci sono questi anziani che fanno il formaggio, che comunque padroneggiano gli attrezzi di un tempo. Siamo riusciti fortunatamente a documentare l'attività di Ferruccio per l'ultimo anno. Nel secondo caso invece c'è Ruggero, che ha più bestie, che anche fa un formaggio buonissimo e che solleva delle questioni piuttosto importanti, come quella del fatto che il latte è pagato molto poco e che quindi fare formaggio in malga, fare formaggio di qualità, è anche un modo per i produttori di poter essere remunerati in maniera adeguata, no? Perché loro è un lavoro difficile, quasi eroico oggi, perché stare per 4 mesi in malga senza sabati e senza domeniche, comunque un mestiere faticoso. E poi c'è l'ultima situazione, che mi sono accorto essere quella in realtà di una famiglia, no? Perché in malga ci sono Serena e Gildo soprattutto, ma sono supportati dai figli che gestiscono la stalla, Giulio in particolare, e io mi sono davvero emozionato quando stavo filmando la caseificazione ed è arrivato a un certo punto il nipotino Alberto e l'hanno coinvolto, come a volte fanno, proprio
e mi sono emozionato vedendo questo bambino piccolissimo che metteva proprio letteralmente le mani nel formaggio, e io quelle immagini le ho catturate con estrema attenzione, perché mi sembra che proprio rappresentino in qualche modo il futuro, la continuità, no? C'è la speranza che magari anche i piccoli e i giovani continuino a fare questo mestiere, continuino a tenere in vita una montagna che altrimenti sarebbe destinata a diventare bosco, no? E quindi a essere come dire, meno accessibile all'uomo e a non offrire dei prodotti secondo me eccezionali. Il documentario è stato realizzato in collaborazione con Danilo Gasparini, docente di storia dell'agricoltura e alimentazione all'Università di Padova e collaboratore della trasmissione Rai 3 Geo & Geo, ma soprattutto ospite fisso di Amare Stramare. Bene, l'idea di questo documentario è il frutto di una mia frequentazione sia di Stramare che delle Marie da tanti anni, anche con gli studenti dell'università. Poi l'uscita del libro di Mariano mi ha stimolato appunto a pensare di documentare questa cosa qua, e sono andato a beccare uno dei registi più in gamba, insomma, dal punto di vista della qualità di quello che fa, ma anche della sensibilità che è. Quindi ci siamo affidati a Michele Trentini, e poi il vero problema, siamo partiti così, il vero problema poi è stato quello di trovare chi ci aiutasse, quindi siamo riusciti a raccogliere un po' di amici, un po' di sensibilità, e siamo riusciti a mettere appunto questa sorta di testimonianza. Secondo me è importante documentare queste cose qua, perché può essere che fra alcuni anni non ci siano più, e comunque è un omaggio. Stasera non l'ho detto, però volevo dirlo, è un omaggio alle generazioni che per secoli hanno fatto questo lavoro, hanno frequentato queste montagne, le hanno abitate e le hanno lavorate, quindi è anche un omaggio a chi c'è dietro alle spalle, ed è anche un augurio per chi magari vuole immaginare un futuro, perché alle volte si parla tanto di promozione dei prodotti locali, beh, questo è il miglior modo, insomma, il miglior modo di salvaguardare questi mestieri, questi saperi, queste gestualità, e anche di salvaguardare un ambiente, perché se non ci sono vacche che pascolano, la montagna si riempie di bosco. E veramente l'idea è che dietro alle nostre spalle ci sta un gran futuro, insomma. Ed è un omaggio a questi personaggi, a queste comunità. Un documentario che a prima visione potrebbe apparire tecnicamente semplice, senza colonna sonora, ma che invece si dimostra essere tutt'altro che semplice. La colonna sonora c'è, e come? Sono i rumori e i suoni naturali dei movimenti delle persone, degli animali, delle cose, il rumore del fuoco acceso, il rumore del mestolo, il rumore dei passi, minuziosamente catturati ed intrappolati nel film, con un realismo da fare invidia anche al più abile tecnico del suono. I movimenti delle persone, le azioni, il fare le cose, tutto messo in risalto con un'apparente semplicità che però nasconde una tecnica ed un'abilità cinematografica neorealistica veramente ammirabile. Un montaggio lineare senza effetti, con cambi di immagine netti, senza nessuna transizione, che esalta ancora di più l'argomento trattato. Così semplice, così naturale, così affascinante. Le uniche parole sono quelle dei protagonisti, nessuna voce fuori campo, nessun altro effetto sonoro, solo le immagini e i suoni reali a far raccontare la vita reale lassù in montagna, lontano da noi, vicino al mondo. Pensate che questo documentario è già stato visionato da esperti e ha vinto già una selezione, che è quella che permetterà di partecipare a CIS. CIS è una manifestazione organizzata da Slow Food, una manifestazione biennale che vede la partecipazione di formaggi che vengono da tutto il mondo. In questa occasione Segusino parteciperà a questa manifestazione e vedrà non solo i nostri protagonisti con i sottotitoli in italiano, ma addirittura in inglese, perché il parterre è decisamente internazionale. Quindi Segusino, partendo dalla tradizione del suo territorio,
di cui la parte montana è un aspetto fondamentale, gira per il mondo e quindi siamo ben felici di aver dato la possibilità a questa serata di presentare in anteprima, abbiamo detto mondiale, questo ritratto in Malga. Le sere dei venerdì nel borgo proseguiranno per tutto il mese di luglio nel centro del piccolo, incantato ed antico seicentesco borgo stramare di Segusino.